Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Benvenuti a questo webinar, mentre aspettiamo qualche minuto che i partecipanti alla spicciolata entrino in aula, quindi le colleghe che si occupano della piattaforma possano ricevere un po' tutti i partecipanti. Vi introduco il webinar di questa giornata. Io sono Ugo Bonelli, collaboro con il Formez nel progetto Italia Login, la casa del cittadino in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Vi do il benvenuto a questa nuova edizione, a questo nuovo ciclo di webinar, che è un ciclo di webinar studiato e pensato nel percorso di adozione delle nuove linee guida Open Data che, come ormai in molti sapete, fanno parte della, diciamo, sono l'applicazione concreta della direttiva europea 1024 del 2019. In questi mesi abbiamo, come dire, realizzato, redatto le linee guida, ora sono in corso di approvazione e di approvazione finale da parte del garante privacy, ma poi su questo Antonio Rotondo ci dà un po' un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori. Il ciclo di webinar si articola in tre appuntamenti. Questo è il primo, che appunto vuole fare un approfondimento su specifiche criticità, tematiche, approfondimenti a beneficio delle pubbliche amministrazioni e in generale per chiarire aspetti che possano essere un po', come dire, più critici, e soprattutto nella prospettiva di una facile e concreta applicazione da parte delle amministrazioni delle linee guida. In questo primo webinar, ci occupiamo delle novità, vi racconteremo un po' le novità che abbiamo ipotizzato, che abbiamo messo in campo sul catalogo nazionale dati Govit. Successivamente faremo una panoramica sulle iniziative a livello nazionale ed europeo, ma anche con un approfondimento specifico della Regione Umbria che ha avviato un nuovo progetto come dire, di partecipazione anche alla progettazione del nuovo portale regionale Open Data. Nei successivi appuntamenti faremo un approfondimento su tematiche specifiche legate alla protezione dei dati personali, alla trasparenza, alla gestione documentale. E con l'ultimo webinar previsto il 20 dicembre vorremmo dare un po' più di concretezza all'avvio di questa nuova iniziativa che abbiamo pensato possa essere di supporto e di aiuto alle amministrazioni, e cioè una rete dei referenti open data delle amministrazioni, proprio per come dire, supportare e avviare la parte attuativa delle linee guida, a partire proprio da quando entreranno formalmente in vigore, noi pensiamo verso i primi del mese di gennaio. Il programma, quindi, ve l'ho sintetizzato, ma adesso passerò la parola ad Antonio Rotondo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che appunto ci fa una panoramica sull'introduttiva e una panoramica su questa nuova. Degli elementi di base di questa nuova rete dei referenti Open Data. Passeremo poi la parola a Francesco Piero Paolicelli che ci racconta le novità, diciamo, più tecnologiche che abbiamo implementato su dati Govit, per poi passare alle esperienze europee e regionali soprattutto di riuso dei dati esposti sui propri portali open data delle amministrazioni che poi vengono importati sul catalogo nazionale dati Govit. Ricordo a tutti che se volete porre delle domande ai relatori, avete la chat sulla colonnina di destra sotto la parte video che vedete. Cercheremo in chiusura del webinar di rispondere, tempo permettendo, alle domande che ci vorrete porre. In ogni caso le raccoglieremo e le
Pubblicheremo, se non dovessimo riuscire a fare in tempo a rispondere a tutte, le pubblichiamo poi al termine del webinar. Nel primo pomeriggio, poi, durante la giornata di oggi, pubblicheremo anche le slide ed il video, la registrazione video del webinar direttamente sulla pagina Eventi PA dalla quale vi siete iscritti. Penso di aver detto tutto come parte introduttiva. Passerei la parola ad Antonio Rotundo, per il suo intervento che, come dire, raccoglie anche quello poi successivo che avevamo previsto, alle, 10:30. Quindi, Antonio, a te la parola. Prego. Grazie Ugo, buongiorno a tutti. Allora, io faccio una sorta di introduzione sia al ciclo di webinar che al webinar di oggi, poi i relatori entreranno, come diceva Ugo, nel merito dei temi che affronteremo in questo webinar. Prima di tutto, perché credo che ci sia interesse a conoscere. A conoscerlo, qual è lo stato di avanzamento delle linee guida Open Data. Lo accennava anche questo Ugo, come sapete sono state definite da un apposito gruppo di lavoro. Tra giugno e luglio c'è stata una consultazione pubblica, poi c'è stato il recepimento, dove è possibile, dei commenti pervenuti e si è seguito poi l'iter previsto dall'articolo 71 del CAD, che è un iter abbastanza definito, specifico e che però richiede un po' di tempo, nel senso che dopo la nuova versione fatta a seguito del recepimento dei commenti pervenuti durante la consultazione pubblica, quella versione è stata poi sottoposta alla conferenza unificata, che ha già dato parere favorevole, ed è stata sottoposta quindi al garante privacy, e siamo attualmente a questo punto. Una volta ricevuto il parere del garante privacy, ovviamente si procederà all'adozione formale e quindi alla pubblicazione delle linee guida e alla comunicazione in gazzetta ufficiale della pubblicazione appunto delle linee guida. Questo ciclo di webinar segue quello che avevamo già fatto, il primo ciclo che avevamo fatto prima della consultazione pubblica. In quel caso avevamo approfondito alcuni aspetti utili per partecipare alla consultazione pubblica. In questo caso, proprio in attesa dell'adozione formale, l'obiettivo del ciclo di webinar è quello di approfondire alcuni temi che sono importanti, che è importante conoscere proprio per applicare più efficacemente le linee guida che verranno da qui a qualche settimana. Per fare questo, diciamo, abbiamo coinvolto alcuni importanti relatori. Oggi ce ne sono due, a parte noi di Agid e di Formez, Regione Umbria, e il Publications Office della Commissione Europea, che svilupperanno, diciamo, il tema relativo parte di Regione Umbria, ascolto del territorio, che poi si traduce, diciamo, nella pubblicazione di dati e quindi nella rendere disponibili questi dati attraverso il portale regionale e di conseguenza il portale nazionale, e invece il collega del Publications Office, che si focalizzerà sulle iniziative che a livello europeo si stanno conducendo proprio per misurare il riuso dei dati aperti, che è un aspetto molto importante proprio per verificare se poi l'apertura dei dati ha avuto una certa efficacia oppure meno. Poi c'è il collega, ovviamente, Paolo Icelli, che affronterà e illustrerà le iniziative che stiamo conducendo a livello nazionale nell'ambito degli strumenti di ricerca dei dati aperti. Il tema è quindi dalla pubblicazione alla ricerca al riuso dei dati aperti. C'è uno dei principi guida del piano triennale, è quello che i dati aperti sono un bene comune. Bene comune, proprio nella definizione che dà il piano triennale, è un bene fondamentale per lo sviluppo
del paese e quindi questo bene comune, questi dati devono essere resi disponibili a tutti gli utenti, cittadini, imprese, accademici e così via, in modo che quindi devono essere resi disponibili a tutti, in modo che siano interoperabili, aperti e che contribuiscano alla valorizzazione e allo sviluppo. Questo nel concreto che significa che gli utenti devono essere messi in grado di conoscere il patrimonio informativo pubblico e questo lo si fa, almeno il primo approccio che si ha con i dati è quello dei metadati e quindi del catalogo dei metadati che a livello nazionale è dati.gov.it. L'utente quindi va a ricercare i dati nel catalogo attraverso i criteri e i filtri che sono disponibili nel catalogo e individua i dati che sono utili per i propri scopi. Questi dati dovrebbero essere allineati e conformi a standard e regole condivise e comuni. Quindi specifiche tecniche, ontologie, modelli dati, schemi e così via. E a livello nazionale, come sapete, c'è un'attività in corso per quanto riguarda gli schemi, ontologie, vocabolari controllati che possono essere utilizzati per i dati, che è il progetto relativo al catalogo della semantica dei dati. Ho inserito come esempio di framework specifico e di dominio dei dati, quelli territoriali, perché in quel caso, come ovviamente le linee guida evidenziano, si fa riferimento alle specifiche tecniche di Inspire. Questi dati così, diciamo, conformi a queste regole e ovviamente coerenti con le caratteristiche di qualità che indichiamo anche nelle linee guida, poi sono disponibili, devono essere disponibili per tutti gli utenti in formato aperto, leggibile meccanicamente, e questo, sapete, è la definizione di dato aperto, gratuiti o al massimo con costi marginali e con una licenza aperta. In alcuni casi è obbligatorio rendere disponibile questi dati attraverso API. E parlando di API ci ricolleghiamo al catalogo API che sarà ed è disponibile nella piattaforma digitale nazionale dati. Quindi questo garantisce che i dati quindi siano interoperabili e aperti. E quindi poi i dati in questo modo possono essere utilizzati, possono essere valorizzati, quindi possono creare valore, possono essere utilizzati per creare appunto sviluppo. Quindi per la prima parte diciamo affronteremo il tema dei cataloghi, quindi strumenti di ricerca, sia quello nazionale sia quello di Regione Umbria, che nascono anche dall'ascolto del territorio, nel senso che uno dei criteri di priorità dell'apertura dei dati è quello di ascoltare gli stakeholders, le comunità, in modo tale da raccogliere le richieste di riutilizzo. Perché in quel caso siamo sicuri che i dati saranno sicuramente con certezza riutilizzati. L'ultima parte, diciamo, quella del riuso per proprio creare valore e sviluppo, è affrontata, come dicevo, nella presentazione che illustrerà l'Osservatorio europeo dei casi di riuso dei dati aperti. In pratica, se consideriamo il processo di apertura dei dati, in questo webinar affrontiamo proprio l'ultima fase, quindi partiamo, diciamo, dalla fine del processo, per cui la pubblicazione, la metadatazione, le politiche di accesso, la modalità di accesso ai dati e quindi il riuso dei dati aperti, che abbiamo visto definite in quel percorso virtuoso. Cosa prevedono le linee guida? Queste sono delle schede per dire sul tema dell'oggetto dei webinar cosa prevedono, cosa viene richiesto, diciamo, ai titolari dei dati su questi temi che stiamo affrontando. Vado più veloce perché ho visto che il tempo sta finendo. Per quanto riguarda la pubblicazione, lo dicevamo, le linee guida proprio per implementare il decreto di recepimento della direttiva e la direttiva stessa, indicano che per alcune tipologie di dati, nello specifico dati dinamici e dati di elevato valore, è obbligatorio utilizzare l'API. In Italia, quindi le linee guida indicano questo requisito, ovviamente siccome sono già
sono già in vigore il modello di interoperabilità e le linee guida relative alle API. In Italia queste API devono essere allineate a questo modello di interoperabilità nazionale e quindi la conseguenza è che debbano essere documentate nel catalogo API che poi viene reso disponibile, come abbiamo visto attraverso la PTNT. Ovviamente l'obbligatorietà è per quelle tipologie di dati che abbiamo citato, però la raccomandazione nelle linee guida è quella di utilizzare le API per rendere disponibili tutte le tipologie di dati, non solo quelle per cui è obbligatorio. Ovviamente i titolari dei dati sono disponibili di utilizzare tutte le altre modalità e quindi anche eventuali modalità attualmente disponibile, che rendono disponibile e che hanno implementato. Nel caso di dati territoriali, ovviamente proprio per quel framework specifico di interoperabilità, le API sono rappresentate dai cosiddetti servizi di rete dell'infrastruttura Inspire. Per quanto riguarda i metadati, proprio perché l'oggetto di almeno due presentazioni sono i cataloghi di metadati, ovviamente i metadati dati aperti devono essere conformi al profilo di GATAPIT. Nel caso di dati territoriali, i metadati invece devono seguire le regole del repertorio nazionale dei dati territoriali. Strumenti di ricerca. Ovviamente il portale nel decreto di recepimento della direttiva è indicato esplicitamente che il portale dati.gov.it rappresenta il catalogo nazionale di riferimento per i dati aperti e quindi tutti i titolari di dati aperti devono documentare i propri dati in base allo standard che abbiamo citato nel catalogo nazionale. Nel caso dei dati territoriali, invece, il riferimento è il repertorio nazionale dei dati territoriali, che comunque questi due cataloghi sono interoperabili perché nel caso di dati aperti, beh, dal repertorio i metadati sono anche resi disponibili secondo lo standard di GATAPIT nel portale nazionale. Poi questi due portali nazionali sono arbestati da due portali europei, uno è data.europa.eu e l'altro è il geoportale Inspire. Un'altra disposizione normativa inserita nel decreto di recepimento è che le pubbliche amministrazioni debbano aggiornare annualmente sui propri siti istituzionali l'elenco delle categorie di dati detenute a fini di riutilizzo. In questo caso, nelle linee guida, ovviamente non è che inventiamo nuove categorie per i dati aperti, ma il riferimento rimangono le categorie definite con lo standard di GATAPIT, e quindi in Italia di GATAPIT, con la possibilità di utilizzare le API, non si vede molto chiaramente la richiesta, di utilizzare le API del portale nazionale per indicare attraverso collegamenti ipertestuali le categorie a cui afferiscono i dati aperti che sono resi disponibili. Un accenno a quello che diceva anche qui Ugo, stiamo costruendo. Abbiamo già fatto un incontro con alcune pubbliche amministrazioni, con alcuni referenti dei portali open data, sia regionali che locali che nazionali, una community nell'ambito della piattaforma rete digitale, in modo tale da mettere a fattor comune le esperienze, le criticità, i problemi che si hanno, diciamo, su questo tema degli open data, quindi open data in generale, poi nello specifico anche per quanto riguarda i cataloghi open data, in cui saranno coinvolti ovviamente i referenti dei cataloghi, ma anche tutti coloro che nelle pubbliche amministrazioni si occupano di dati aperti. È un'attività che stiamo creando e che sarà poi presentata nel dettaglio nel webinar del 20 dicembre. Chiunque, diciamo, i colleghi che stanno partecipando e che fanno riferimento a pubbliche amministrazioni oppure ad enti che devono comunque applicare le linee guida, se sono interessati, possono comunicarcelo in modo tale che poi saranno coinvolti nelle attività legate proprio a queste community. Io ho finito, mi scuso, ho preso qualche minuto, passo la parola a Ugo. Non ti preoccupare Antonio, grazie mille per l'introduzione.
Quindi riprenderemo comunque più avanti un po' tutti gli elementi che Antonio ci ha accennato e passo la parola a Francesco Piero Paolicelli che ci racconta le ultime novità e le funzionalità che abbiamo sviluppato e implementato sul catalogo nazionale dati Covid proprio a supporto delle amministrazioni come dire, nell'attuazione, nella prospettiva di applicare correttamente le nuove linee guida. A te, Piero. Grazie Ugo, grazie Antonio, buongiorno a tutti. Cercherò di essere conciso. Allora, il punto fondamentale è tradurre tutto ciò che la direttiva europea, piuttosto che la politica in generale, ha indicato nei confronti dei dati aperti e poi degli strumenti che siano informatici, e però che parlino anche alla cittadinanza. Per la serie, il front-end di DatiGov deve permettere in maniera semplice al cittadino di poter fare delle ricerche anche avanzate, quindi una ricerca per tema, una ricerca avanzata per tipo di licenza piuttosto che su altre parole chiave. Altrettanto facilmente gli sviluppatori debbono poter accedere in maniera univoca a quelle che sono delle interrogazioni interoperabili per quanto riguarda, diceva prima Antonio, i gruppi, ma possono riguardare il numero di dataset e i metadati in generale. I metadati che sono le informazioni a corredo del dato, che sono altrettanto fondamentali, altrimenti non si riesce a inquadrare correttamente quel dato aperto in un principio di ricercabilità, accuratezza, eccetera. Ed è un lavoro che stiamo portando avanti da un po' di tempo, ereditando il lavoro fatto precedentemente, adesso focalizzando su quelle che sono le indicazioni della nuova direttiva europea. E questo è il profilo di metadatazione di KAPT, che visto così è chiaramente, per chi non è addetto ai lavori, sembra una cosa molto complessa, ma è semplicemente un insieme di organizzazione e di relazioni tra come dobbiamo accompagnare il dato con delle definizioni, con delle informazioni che devono essere univoche. Il dato della pubblicazione della ricerca arborea o fa parte di ambiente, viene aggiornato ogni tot mesi o in continuo, eccetera, eccetera, chi è il titolare, chi è il punto di contatto. Sono informazioni che nel gergo italiano sono semplici, nei gergo informatici vanno un po' più approfondite. Però anche qui ricordo che quando voi cercate un dataset su DatiGovIT, e questo è il caso per esempio uno degli ultimi dataset sul PNRR rilasciato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale sulle candidature finanziate ai comuni, in generale, dal punto di vista grafico, il DatiGovIT trasforma i metadati più significativi in qualcosa che sia leggibile al cittadino, quindi i campi obbligatori della descrizione, dei temi, dei sottotemi, che sono non dei campi obbligatori ma fortemente raccomandati, e quindi la frequenza di aggiornamento, la data di modifica. Questa cosa vi permette già visivamente di vedere molti dataset delle vostre amministrazioni se mancano di alcuni dati, cioè di alcune informazioni, perché è una cosa che vede anche il cittadino. E nella schermata scendendo voi poi avete le risorse, cioè avete le cosiddette distribuzioni, cioè il file in formato aperto che è appunto inserito nel dataset. Quando noi forniamo e visualizziamo queste informazioni, ci sono dei campi che sono fondamentali, come il campo della licenza. Questo è per esempio un esempio di una Creative Commons 4.0, esattamente secondo quelle che sono le indicazioni delle linee guida. Vi ricordo che le linee guida indicano la 4.0, CC BY 4.0, come licenza di riferimento. L'amministrazione può prendere anche una licenza più permissiva, quindi una Public Domain, CC0, eccetera, o se deve cambiare una licenza perché è obbligata, per esempio nel caso di OpenStreetMap, che utilizza una licenza ODBL, l'Istituto Geografico Militare ha rilasciato i propri dati in ODBL perché ha dovuto utilizzare il motore di toponomastica, quindi il nominativo di OpenStreetMap. Quindi si usa CC BY 4. Più permissiva e in deroga devo scrivere perché. Quindi se cerchiamo di armonizzare tutto questo, vedrete che semplifica il lavoro anche dei colleghi della parte europea. Una piccola novità che abbiamo inserito, che proprio avendo un filo diretto con gli amici di data.europe.eu, i colleghi e amici,
Abbiamo inserito anche l'anteprima dei file tabellari, quindi nel caso dei file in formato CSV, oltre ad avere la classica icona del copiare e dello scaricare la risorsa, avete anche l'anteprima, una funzionalità molto diffusa che è presente in molti cataloghi nazionali. Questa anteprima è un po' più personalizzata perché vi permette di scegliere il delimitatore, perché come DatiGov noi non sappiamo come arrivano i CSV, delimitati da punto e virgola, da tabulazione, da pipe, come l'Istituto Nazionale Geografico Militare, eccetera. Per cui in linea di massima lui legge immediatamente il CSV che ha la comma, appunto, la virgola come delimitatore, però l'utente in alto a destra può decidere di fare altri tipi di delimitatori, anche qui può fare il filtro per campi, eccetera, quindi nel caso sempre del file dei comuni, basta cercare il proprio comune e in questo file vede subito il proprio comune quanti soldi ha ricevuto per il PNRR su Pia Digitale. Altra novità che abbiamo inserito, che un po' ci viene richiesta in una strategia internazionale, che è quella del Maturity Report, ci sono degli strumenti di valutazione dei dataset. Molto spesso abbiamo detto che non è la quantità dei dataset, ma è anche la qualità. Sì, però che ne pensa il cittadino di questo dataset? È stato utile? È sempre aggiornato? Ci sono degli errori? Non lo ritiene particolarmente strutturato in maniera corretta? Quello che sia. Abbiamo deciso di mettere un sistema di valutazione, quello più semplice, che ci permetta anche delle statistiche, che è la valutazione con le stelline da 1 stella a 5 stelle, previa ovviamente la verifica del CAPTCHA per evitare automi che cliccano in maniera non significativa. Ricordo brevemente che lo schema di harvesting si basa, quindi di importazione dei dati, si basa su vari modelli. DatiGov prende i dati direttamente dal catalogo comunale, oppure il comune decide di dare i propri dati alla regione e DatiGov li prende dalla regione, quindi soggetti intermedi che hanno una funzione federativa, Unione dei Comuni, Province o Città Metropolitane. Oppure ci possono essere, e questa, diciamo, questa importazione può avvenire in varie tipologie di formati. Attenzione, questa importazione dei dati non cambia ovviamente la titolarità del dato, sia dal comune nei confronti della regione, dalla regione nei confronti di DatiGov, da DatiGov nei confronti di Data Europe. È un'importazione dei metadati, cioè noi importiamo appunto quelle informazioni a corredo per permetterne un facile ricerca e riutilizzo sul portale nazionale, ma il titolare del dato, l'owner del processo, è l'amministrazione che pubblica il dato, che decide il tipo di licenza, decide il tipo di frequenza, decide il tipo di tematica, eccetera, eccetera. Quindi tutti quei metacampi che oggi sono tutti obbligatori, sono tutti requisiti, quindi non basta pubblicare open data sul proprio portale istituzionale, no, e quei dati devono finire sul catalogo nazionale per norma e devono essere corredati per norma da delle informazioni che sono appunto quelle che voi avete visto velocemente, che sono quelle del profilo di KPIT. Queste meta informazioni come le fate a strutturare per farle arrivare in DatiGov? Quindi il punto di contatto, la licenza, eccetera. Esistono varie formule. La formula, diciamo, la forma più usata in Italia è quella classica in cui il proprio portale Open Data è su una piattaforma tecnologica tale che permette di avere un endpoint, cioè un punto raggiungibile da parte di DatiGov, dove voi esponete un file che ha l'elenco, l'indice sostanzialmente di tutti i dataset, delle risorse e tutti i metadati. Questa esportazione, diciamo, questa esposizione da parte del catalogo, quindi locale, può avvenire in vari formati, TTL, RDF, JSON. Spessissimo viene utilizzata una piattaforma internazionale che è il SICAN. I SICAN che hanno il plugin di KPIT, cioè che hanno un'estensione che gli permette di fare questa mappatura, noi riusciamo correttamente a importarli in vari formati e non abbiamo problemi. Però ci sono molti SICAN che non si sono aggiornati al di KPIT, quindi noi riusciamo comunque a prendere i dati, ma questi dati sono assolutamente sporchi, cioè non corrispondono al profilo di metadatazione di KPIT, quindi abbiamo i temi sconosciuti, le licenze sconosciute, i formati sconosciuti o non disponibili, not available, perché non esiste proprio la tabella di mappatura. E questa cosa inficia sul profilo nazionale, sul catalogo nazionale, e la sua importazione.
Poi ci sono dei cataloghi un po' più evoluti che forniscono delle API, per esempio su piattaforma Drupal, il Dken come ministro del lavoro, lo vedremo, e alcune ancora più evolute che utilizzano l'endpoint Sparkle, cioè hanno dei link dove è andata all'interno di un endpoint che si può interrogare secondo appunto la definizione Sparkle, e come il ministro della cultura o l'ISPRA, eccetera. Poi c'è un'ulteriore funzionalità che abbiamo pensato di fare nei confronti, quindi di offrire nei confronti dei comuni piccolini o degli enti che hanno pochi dataset aperti, però vogliono comunque entrare dentro la dati.gov. Non hanno risorse, non hanno il know-how, non hanno la capacità di strutturare un portale open data che possa esporre questo RDF che abbiamo detto prima, questo catalogo delle meta informazioni. In quel caso abbiamo costruito un configuratore, che poi adesso vedremo, che permette su fogli di calcolo di Google, quindi Google Sheet, di costruire il proprio catalogo con il nome del titolare, delle risorse, eccetera, eccetera, e poi avere il file famoso RDF da validare e poi da comunicarcelo, mettendolo sul proprio sito internet. Quindi in piena autonomia l'amministrazione può aggiornare tutti i file che vuole, le proprie risorse, eccetera, eccetera, si ricrea il file RDF e metti di nuovo online il file RDF. Quindi velocemente i portali che hanno il classico SIGGN utilizzeranno un endpoint che sarà nome del catalogo slash catalog.rdf. Se è molto grosso, supera i 100 più o meno come dataset, avrà un catalog.rdf, punto interrogativo, page uguale 1, 2, 3, cioè blocchi di 100, come per esempio il Trentino, come Milano, eccetera. Mentre comuni più piccoli, come quello del comune di Crispiano, provincia di Taranto, non arriva a 100 dataset e quindi con un unico file io ho tutto il catalogo. La stessa cosa in maniera più evoluta, scusate, in maniera più sartoriale, ma altrettanto evoluta, l'ha fatto il comune di Palermo, dove ha realizzato proprio un file, in questo caso vedete in PHP, che ti genera il catalogo dei metadati. L'ISPRA lo fornisce in linked open data, quindi ci ha dato il link per poter leggere in automatico i dati già strutturati secondo il DKPT. Il Ministero del Lavoro, come vi diceva, ha il Drupal ottimizzato per l'esportazione secondo lo standard delle API di SIGGN, quindi noi, per noi è trasparente come se fosse un SIGGN, e loro hanno i vantaggi di avere un CMS diverso ovviamente dal SIGGN, che è un'altra funzionalità. Questo è il configuratore che vi dicevo, è un foglio di calcolo, noi vi diamo accesso al foglio di calcolo, ve lo copiate sul vostro account Google Workplace, tanto non dobbiamo gestire né privacy né dati ovviamente riservati, quindi non abbiamo nessun tipo di problema a utilizzare un fornitore, in questo caso rendendo semplice l'utilizzo per quei comuni e quegli enti che, ripeto, non hanno il know-how per fare un proprio portale open data. Questo foglio di calcolo è fatto da vari fogli di lavoro, il primo è il nome del catalogo, il secondo è il nome dell'organizzazione, nel caso piccolino coincide, questo è un esempio della protezione civile che ha fornito i dati sull'accoglienza umanitaria degli ucraini. E questi dati erano importantissimi, 5 dataset che hanno una valenza e una portata immensa, tant'è vero che sono stati ripresi dalla comunità europea come buon esempio di buona pratica da parte del governo italiano. Inserisco i dataset con il loro nome, le colonne in giallo sono quelle da compilare, quelle in bianco si compilano in automatico, ma non è tanto questo, è che facilmente io con 10 minuti riesco a costruirmi il mio schema di catalogo. Quindi dopo che ho messo i dataset, in un altro foglio avrò le risorse, cioè al border entry quali sono le risorse collegate, 2, 3, 4, 5. Poi cambio menu a tendina, si crea tutto in automatico e voi mettete tutte le risorse a tutti i dataset. Alla fine il sistema che fa genera un file RDF, quindi nei fogli di calcolo di Google c'è proprio il pulsantino AGID genera RDF, mi scarico l'RDF. Ora anche il vostro catalogo magari in SIGGN o in altre maniere ha l'RDF, ma non è detto che sia correttamente conformato, sia come sintassi che appunto come metadati, addirittura possono anche addirittura mancare. Quindi ricordiamo, già l'anno scorso abbiamo messo online il validatore RDF presente su dati.gov.it. Vi consiglio anche l'altro validatore, quello di sintassi grammaticale, cioè soprattutto quando viene costruito a mano. La sintassi grammaticale si accorge se per esempio voi avete messo una URI per identificare il formato, e il formato slash zip, poi fate uno spazio tra parentesi, ma è in CSV, abbiamo questi casi. Quindi la URI
non è conforme come sintassi a quel link che avrebbe dovuto essere stato strutturato. Quindi c'è un validatore, quello internazionale, il V3C, e quindi del www.v3.org/rdf/validator, che vi dice: guarda, è strutturato male o è strutturato bene. Il validatore semantico, quello di DatiGov, vi dice se dei campi non sono presenti, pur obbligatori, oppure sono inseriti in maniera non conforme, perché l'avete usato una dicitura differente. Tutto questo ci porta a analizzare sempre, ormai è un po' di tempo che analizziamo la qualità dei metadati nazionali, perché è un requisito ed è soprattutto monitorato a sua volta nel piano triennale delle performance ICT italiane, no? Quindi il vostro piano performance non è altro che il piccolo pezzo del puzzle che concorre al piano ICT nazionale. Nel caso dei dati ci sono proprio degli obiettivi. Noi ci siamo focalizzati su tre o quattro dei metadati più, passateci il termine, sporchi, per capire se ci fossero degli elementi di errore comune, come aiutare le pubbliche amministrazioni e quindi il sistema paese a essere sempre più di qualità. In particolare ci eravamo focalizzati sulle licenze sconosciute, sui formati sconosciuti, quindi immaginate uno sviluppatore che deve scaricare un file e non sa in che formato è, o la licenza. Se io non so che licenza ho, teoricamente non è manco un dato aperto, no? Spesso queste cose non avvengono per incuria da parte del produttore del dato, ma per problemi tecnici, ovviamente. Quindi noi abbiamo, ormai da un po' di tempo, su dati.gov.it, nella sezione monitoraggio, monitoraggio settimanale, avete il monitoraggio continuo. Ogni settimana noi vediamo l'andamento dopo i nostri interventi insieme a colleghi delle regioni, colleghi dei comuni, ci si mette a tavolino e si cerca di capire quali possono essere i bug, quali possono essere le migliorie. Alcune ne abbiamo raccolte e alcune siamo riusciti abbastanza a battere. Vedo il caso delle licenze non specificate. Oggi in Italia ci sono 200 dataset, erano oltre 2000, 200 dataset su 57.000 che non hanno licenza specificata, però ce ne sono ancora 3.000 che hanno licenza sconosciuta, quindi là bisogna intervenire, o formato sconosciuto, sono 5, 4, 5 mila. Cioè arriviamo all'ordine del 7-8% che dobbiamo portare praticamente a zero, quindi dobbiamo lavorare per tutti insieme, dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorare la qualità dell'Italia. Abbiamo inserito dei grafici nuovi, come avete visto da questa settimana, che riguardano anche i temi, e quindi la distribuzione dei dataset per categoria tematica. Attenzione, la somma dei temi non fa la somma dei dataset, perché un dataset potrebbe essere presente in associazione con più temi, e dall'altra parte non potrebbe non essere presente il tema. Quindi è un ulteriore indicatore che noi monitoriamo per capire l'andamento. Sotto avete una semplice crescita numerica o decrescita, comunque un andamento dei dataset nel tempo. Oggi siamo a 57.005 più o meno. E tutto questo, come sapete bene, concorre al piano triennale ICT. Quindi qui ci sono indicatori degli obiettivi nazionali, dei risultati del 2021, del 2022 in corso, anche se diciamo, sono stati brillantemente raggiunti e superati, e stiamo già pensando al 2023. Come sapete, il piano triennale viene aggiornato ogni anno. Non perdetevi un punto fondamentale. Su DatiGovit noi tentiamo di raccogliere quelli che possono essere stati gli errori più frequenti o le caratteristiche dei vari CKN, plugin, voglio chiamarli errori, per cercare di evitare però gli errori di metadatazione. Le FAQ, leggetele, perché abbiamo visto subito che molti dei tecnici che vi supportano hanno seguito le FAQ, ci mandano email, ho fatto la patch 1, la patch 2, la patch 3 delle FAQ. E in effetti vediamo il giorno dopo che è cambiato il loro metacatalogo. Altri ancora si vede che non hanno proprio approcciato le FAQ e quindi sono ancora fermi agli stessi errori che c'erano l'anno scorso. Quindi il processo non è presidiato. Ed è un peccato perché, vedete anche l'Umbria, sta seguendo passo passo tutto, sta facendo un ottimo lavoro. Dobbiamo anche introdurre quelli che sono i dati dinamici rispetto alle nuove linee guida, e ricordiamoci che tutti i metadati, la pubblicazione sul catalogo nazionale, eccetera, sono un requisito. Essendo requisito è un obbligo, e se è sanzionabile, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto in cui noi dobbiamo lavorare, è cercare di capire che questi oggetti, che sono per gli addetti ai lavori inevitabilmente,
servono per avere un impatto maggiore sul totale del sistema di open data in Italia. Ultima slide, noi lavoriamo in continuazione con Data Europe perché ci accorgiamo di alcuni metadati che noi pubblichiamo e esponiamo e loro non esportano, non importano e non espongono, o viceversa. Noi sbagliamo e quindi non c'è lì, fammi andare a controllare. Ah, non c'è manco da noi. Chi è che lo pubblica? Il comune, chi è il referente? Siamo la cornetta, cerchiamo di seguire una filiera. Non è semplicissimo, perché ogni tanto cerchiamo e troviamo l'inghippo del perché non vengono importati i dati, o non vengono esposti, perché puntualmente, inevitabilmente, i cittadini ci fanno notare sui social, su Twitter, per email. Come mai la mia amministrazione ha messo a licenza CC BY 4.0 e poi su Data Europe è licenza sconosciuta? E cerchiamo di ricostruire tutta la filiera, partendo dal produttore del dato, dati Gov, esportazione, importazione. Ultimamente sono state fatte molte migliorie dentro Data Europe, appunto in sinergia con noi, proprio perché per abbattere le licenze. Adesso siamo abbastanza allineate. Quelle che trovate in dati Gov le trovate in Data Europe, dobbiamo lavorare su altri metadati. Detto ciò, noi siamo sempre a vostra completa disposizione, sia tramite la redazione direttamente su dati.gov.it. Grazie Piero, grazie, Grazie ottima presentazione. Suggerisco a tutti i partecipanti di rivedersi le slide di Francesco perché appunto vogliono essere uno strumento di supporto e di aiuto alle amministrazioni proprio nel percorso di adeguamento e di adozione delle nuove linee guida. Quindi noi anche in prospettiva futura utilizzeremo molto questo. Diciamo proprio DatiGovIT, lo strumento delle FAQ, del monitoraggio dinamico, proprio per dare indicazioni operative alle amministrazioni sul come procedere operativamente. Passiamo ora all'illustrazione di alcuni casi di riuso partendo da un'esperienza recente nazionale della Regione Umbria e come dire, del nuovo portale, della nuova iniziativa della regione proprio nel percorso di allineamento al quadro europeo e nazionale. Per questo abbiamo Andrea Castellani di Regione Umbria, al quale passo rapidamente la parola. Prego, Andrea, a te. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio Agid per questa occasione che noi la sfruttiamo per, diciamo, condividere non solo la nostra esperienza, ma per provare a fare insieme delle riflessioni che spero saranno utili. E questa, diciamo, occasione nasce anche da, come ha detto Ugo, dalla messa in produzione di un nuovo catalogo che in qualche modo è un restyling del catalogo che avevamo già pubblicato nel 2014 e che è sotto dati.regione.umbria.it, che è quindi un catalogo che diciamo, arricchisce la nostra esperienza precedente e con un restyle cerca di migliorare in qualche modo l'esperienza utente appunto di chi accede al nostro portale. La home page che vedete qui in questa slide si presenta un po' come un vero e proprio sito, infatti abbiamo tecnicamente messo insieme in coesistenza, in sinergia, una piattaforma WordPress che poi vi diremo perché, insomma, quindi come un blog vero e proprio, e il catalogo che è un SIKEN che già era questo da prima e che abbiamo con l'occasione aggiornato ad una versione molto più recente. Il catalogo vero e proprio, quindi da qualsiasi parte si arrivi nella home, si accede poi a quello che è il cuore ovviamente di dati.regione.umbria.it e come illustrato anche negli interventi precedenti, quindi l'insieme dei dataset che sono il vero contenuto di questo catalogo. Ovviamente, come anticipato anche dal collega Pollicelli, è possibile scegliere modalità con cui navigare, no? Per arrivare all'informazione, ad esempio partendo dalle organizzazioni, perché il nostro catalogo è un catalogo territoriale, cioè Umbria inteso come territorio dell'Umbria, non solo come amministrazione regione dell'Umbria. Quindi potremmo essere interessati alla ricerca di dataset di un determinato ente che pubblica nel nostro catalogo o, come è stato illustrato anche precedentemente, magari utilizzando dei filtri, per esempio, per gruppi, per categorie, per temi. Ma qualsiasi sia, diciamo, la rotta in qualche modo intrapresa dall'utente, quello che è importante è che si approdi, almeno si spera, a
all'informazione, al dato che l'utente sta cercando e quindi al dataset vero e proprio. Qui entriamo un pochino più nel dettaglio perché la dimostrazione, se vogliamo, dell'utilità dei cataloghi è importante da sottolineare, cioè riteniamo sia la modalità tecnicamente più opportuna per esporre i dati, soprattutto i dati aperti. Quindi approdando ad esempio, ho preso un dataset dinamico che è eventi e manifestazioni in Umbria. È un dinamico, significa che ha una frequenza di aggiornamento giornaliera, quindi ha delle pipeline automatiche che ogni giorno, senza appesantire il carico di lavoro dei colleghi, semplicemente dai sistemi preleva i dati e li pubblica in automatico. E lo fa anche, con dei diversi formati. Quelle risorse che vedete qui sotto sono, trasformate automaticamente in diversi formati. Ecco, questo data, anche linked open data, anche se in questa fase, come sa benissimo Francesco, stiamo rivedendo alcune cose ancora non chiuse nel passaggio dal precedente catalogo all'attuale. Quindi arrivare al dataset significa disporre di risorse, ma soprattutto significa anche arrivare ad una scheda di informazione che per ciascun dataset dà un po' quella che è diciamo una carta d'identità del dataset stesso, riportando delle informazioni molto importanti, secondo il profilo di KHP, sono standard per tutti i dataset e anche per tutti i cataloghi, e lo fa dando indicazioni utilissime anche al riuso. Nella fattispecie noi possiamo sapere non solo la descrizione che avete visto nella schermata precedente, ma anche qual è la struttura di riferimento, quali sono le mail di contatto e quant'altro. In questo caso specifico, abbiamo sottolineato anche il fatto che, essendoci una frequenza di aggiornamento quotidiana, quindi di dataset di tipo dinamico, nei tag che, identificano come chiavi di ricerca il dataset dell'esempio, oltre a eventi, manifestazioni, turismo, abbiamo aggiunto la parola chiave dati dinamici, perché come suggerito dalla FAQ numero 5, che accennava prima, il collega anche Antonio, e con questa maniera è possibile sostanzialmente segnalare sia su una ricerca locale sia sulla ricerca a livello di catalogo nazionale quali siano i dataset di tipo dinamico. Questo aiuta anche un monitoraggio dei dataset dinamici attraverso le API che ci ha spiegato Paolicelli. Riflettiamo, la modalità con cui stiamo pubblicando i dati in un catalogo open data rispetta il paradigma FAIR, cioè il paradigma FAIR è un modo giusto per giocare con le parole e diciamo, l'interpretazione del termine FAIR che sta per findable, accessible e quant'altro, cioè i dati in generale, soprattutto i dati open, devono essere rintracciabili attraverso i cataloghi. E quindi, come in questo caso, avere una metadatazione descrittiva che li possa indicizzare, essere accessibili sia a esseri umani, quindi utenti in carne ed ossa, che alle macchine mediante protocolli API. Questa è una cosa molto, molto importante perché mettere a disposizione le risorse attraverso i cataloghi fa sì che anche i software, anche le macchine, le app, i servizi possano interpretare queste informazioni attraverso la metadatazione e quindi poterle rendere disponibili a servizi più disparati. Devono essere interoperabili, quindi devono poter essere combinati insieme ad altri dati per poter generare un arricchimento e quindi è fondamentale, è un prerequisito che si utilizzino formati aperti, si utilizzino standard il più possibile e che le nostre risorse siano interpretabili, cioè correttamente illustrate, correttamente commentate in modo tale che l'interpretazione sia univoca del dato che stiamo pubblicando. Non per ultimo la riusabilità attraverso una licenza specifica, tipicamente per default è la Creative Commons BY 4.0, che consente appunto un uso gratuito anche ai fini commerciali. Quindi anche questo sfata, diciamo, uno dei problemi, o spero ormai no, ma un tempo era così, in cui la pubblica amministrazione aveva qualche remora nel pubblicare dati che poi altri avrebbero potuto utilizzare anche a fini commerciali. Questa è una cosa non solo consentita, direi anche auspicata, e quindi la licenza consente di rendere chiaro tutto questo che vi ho detto.
Attraverso questa esposizione opportuna, come dicevamo tecnicamente, del dato e attraverso la metadatazione, nonché tecnicamente attraverso l'harvesting che ci ha illustrato prima Paolicelli, il nostro dataset di esempio, che era gli eventi, le manifestazioni in Umbria, automaticamente viene federato, cioè viene propagato sostanzialmente in altri cataloghi, passando innanzitutto per il catalogo nazionale. Quindi con operazioni del tutto automatiche. Andrea, vediamo se... Andrea Castellani ha problemi di audio e video. Confermatevi che non si sente, si è interrotta la parte sia video che Attraverso audio. le Vediamo API, se no? sì, Ugo, riusciamo a confermiamo. recuperare. Fra i cataloghi Vediamo se... scusa Andrea, ci senti? e il Andrea, non so se ci senti, ma hai un audio a scatti e video. Lo standard della metadatazione, Io è direi di possibile trovare il dataset UNUM degli interrompere un eventi e manifestazioni momento. anche sul catalogo nazionale. Sì, Stessa interrompiamo un cosa momento ovviamente avviene con l'intervento di l'harvesting Andrea, vediamo di verso recuperarlo dei problemi in un nel momento catalogo successivo. europeo. Ho visto in Ecco, chat che sì, c'erano è dei problemi, tornato, infatti benissimo. non Mi si sente dispiace, più, non... vedo qualche non problema dibenda di da me. audio. E no. Sì, adesso Ok, in chat, ti abbiamo ripreso. ok, No, figurati, mi ci dispiace tanto. mancherebbe. Se Mi proviamo a sentite? No, riprendere, riprendo, dai, da ok. dove avevi... Mi Allora, sentite? dicevamo, Sì, sì, così vai. magari mi sbrigo, dicevamo dell'harvesting, quindi l'esempio, il dataset di prima, lo troviamo quindi federato attraverso l'harvesting sul catalogo nazionale dati.gov.it e lo troviamo anche quindi sempre attraverso l'harvesting sul portale europeo data.europe.eu. Ciò non toglie che se un utente che magari ha trovato questo dataset sul catalogo europeo volesse approfondire attraverso il link che vedete qui con la freccia rossa, si troverebbe magari, utente intendo chiaramente in carne ed ossa, ad approdare al sito, no? Che magari è Umbra Tourism Eventi, in cui effettivamente trova la rappresentazione del dato in una forma che a lui può piacere, cioè per esempio una georeferenziazione. Cosa voglio dire con questo? Che è importante assolutamente creare siti per gli utenti, nonché le app, cose che diciamo, l'amministrazione pubblica ha fatto anche troppo, forse in passato. L'importante però è che questi dati siano anche presenti come dati in formato aperto, perché mentre in un utilizzo come di questo tipo andiamo ad un solo utilizzo, quello per cui sono nati, nel caso dei dati aperti invece non si hanno limiti all'utilizzo, grazie anche appunto all'esposizione corretta e alla licenza d'utilizzo. Quindi ben vengono i siti, ma le informazioni e i dati dovrebbero innanzitutto stare sugli open data, come tra l'altro le nuove linee guida obbligano a fare. Ora, questa circolarità del dato, no, che abbiamo cercato di rappresentare dal dataset Umbro nel nostro catalogo a quello nazionale, a quello europeo, immaginatevela con i cosiddetti high value dataset, quindi immaginatevi cosa significa quando parliamo di temi come rifiuti, trasporto pubblico, energia, qualità dell'aria e quant'altro, che tra l'altro attraverso diciamo, obblighi normativi anche gli stessi concessionari di servizi pubblici sarebbero obbligati a concedere alle amministrazioni concedenti. Quindi immaginate questo tesoro diciamo, di dati che venisse esposto e con la circolarità riuscisse dell'harvesting riuscisse a fare il giro dei cataloghi. Quindi che cosa manca? Avremmo obblighi normativi, abbiamo assolutamente la tecnologia perché Seekern per esempio è una tecnologia open source, avremo anche e abbiamo degli investimenti perché sappiamo che il tema dei dati, così come degli open data, è un tema a cuore e prioritario anche per l'Europa, per i fondi. Quindi che cosa manca? Ecco, nella nostra esperienza probabilmente anche quando arrivano direttive europee sui dati aperti con indicazioni sempre più stringenti in termini di quali siano gli high value dataset a cui dedicare priorità,
probabilmente conviene anche iniziare a incentivare, a intercettare, provare a intercettare l'interesse sui dati a livello territoriale, quindi cercare di coltivare e intercettare la domanda di dati aperti nel proprio territorio. Noi abbiamo cercato di farlo appunto vestendo il portale dati.regione.umbria.it anche di una funzionalità blog di storytelling, cioè cercare di raccontare i dataset che via via vengono pubblicati, i nuovi dataset. Oppure che vengono. Abbiamo nuovamente problemi. Andrea, se vogliamo provare. Aggiornati, ad esempio, con le nuove risorse per Ci senti, Antonio? proprio dare Andrea, scusami, un'interpretazione mi attraverso senti? dashboard, attraverso dei report per Sì, cercare di proviamo a intercettare. togliere la webcam, così vediamo se, ecco, guadagniamo qualcosa in termini di banda. Però non ti sentiamo più. Non sentiamo più l'audio. Facciamo un ultimo tentativo, dopodiché passerei a questo punto la parola all'esperienza europea e poi magari proviamo in chiusura a ritornare su Andrea Castellani per la chiusura del suo intervento. Niente, non lo sentiamo. Allora chiederei ad Ascone Modica di aprire la webcam e il microfono. Ok, Andrea ci senti, ma noi non sentiamo te. Io vi propongo a questo punto di riprovare successivamente per la chiusura. Lasciamo qualche minuto ad Andrea Castellani in chiusura per la chiusura del suo intervento. A questo punto passiamo ad Ascone Modica che ci racconta appunto un'esperienza europea interessante sull'osservatorio dei casi di riuso. E appunto delle iniziative previste a livello europeo proprio per il riutilizzo dei dati che ha opportunamente sottolineato Andrea, come dire, va ad incidere sulla domanda dei dati e quindi questa è una componente che teniamo molto importante proprio per il proseguio delle attività e proprio per sollecitare anche la sensibilità delle amministrazioni su questo fronte e soprattutto dei territori interessati. A te Giuseppe la parola. E grazie per il tuo intervento. Grazie mille, buongiorno a tutti, se mi sentite ottimo. Mi chiamo Giuseppe Ascone Modica, lavoro alla Publication Office della Commissione Europea a Lussemburgo e oggi vi presenterò l'Osservatorio Europeo dei casi di riuso dei dati aperti. Prima di tutto, se non è conosciuto a tutti, vorrei spiegarvi in breve che cos'è data.europa.eu. È un catalogo di metadati che fornisce un unico punto di accesso ai dati aperti dei paesi europei, ma anche alle delle istituzioni dell'Unione Europea per il loro riutilizzo. Non siamo solamente un punto di accesso per i metadati, ma produciamo anche noi dei dati, degli studi, dei rapporti, delle applicazioni, del materiale didattico, delle notizie, degli articoli e anche un calendario di eventi. Per questo ero molto contento di sentire che a livello regionale in Italia c'è questo stesso tipo di attività, quindi creare degli articoli che hanno come obiettivo aumentare l'interesse verso l'uso e il riuso dei dati. Quindi noi come data.europa.eu abbiamo adesso oltre 1,5 milioni di datasets presenti e oltre 1100, cioè, scusi, 176 cataloghi da 36 paesi, quindi non solamente dell'Unione Europea, ma anche dei paesi europei come l'Ucraina e la Moldavia. Arriviamo al dunque, che cos'è l'Osservatorio dei casi di riuso? Noi come Commissione Europea, dopo tutte le direttive che anche noi abbiamo come obiettivo pubblicare più dati possibili e renderli più aperti per il riutilizzo della popolazione dell'Unione Europea, volevamo anche noi capire qual è il vero impatto
che hanno i nostri dati nell'Unione Europea a livello anche di piccole e medie imprese. Quindi l'Osservatorio è un progetto di ricerca creato da noi che monitora 30 case di riuso da 2022, da quest'anno, il report è uscito a ottobre 2022, al 2025. L'osservatorio contribuisce a misurare l'impatto dei dati, dei open data, in Europa rispondendo a tre principali domande che potete vedere, quindi qual è l'impatto economico, governativo, sociale e ambientale di queste 30 case. Quindi abbiamo diviso l'analisi in queste quattro categorie di impatto. Quanto è importante tenere traccia di questi casi di riutilizzo per comprendere e promuovere la creazione di valori attraverso i dati aperti in Europa, quindi capire bene quanto sia importante non solamente misurare l'impatto che una compagnia ha in un certo momento, ma tenere sott'occhio quella stessa compagnia durante un periodo di 3 o più anni. E ultima domanda, cos'altro si può imparare dai casi di riuso? Quindi avendo interviste, avendo dei rapporti abbastanza continui con questi casi di riuso, cosa possiamo imparare noi che forniamo loro i dati principali per la loro funzione? Abbiamo pensato perché avviare questo progetto. Abbiamo avuto una discussione interna per capire bene qual era la metodologia giusta e la metodologia esistente per misurare l'impatto. Quindi se andate adesso posso anche mettere sul link, sulla chat, ecco, sulla chat potete trovare lo Use Case Observatory, quindi l'osservatorio dei casi di riuso. Quindi abbiamo fatto un'esaminazione dei framework di impatto presenti e come obiettivo ci siamo messi di misurare 30 casi di riuso per poi creare alla fine di questa esperienza nel 2025 una metodologia standard che si potrebbe utilizzare in tutta Europa per capire l'impatto che questi casi di riuso hanno nell'economia europea. Qual è stata la nostra metodologia? Quindi noi siamo stati fortunati ad avere un'ampia collezione di casi di riuso nel nostro sito. Quindi abbiamo usato tre fonti principali. Uno, l'Open Data Maturity, quindi sono delle schede sommatorie dei diversi stati membri europei dove viene spiegato la qualità dei loro dati aperti. Quindi abbiamo utilizzato quelle schede per navigare nei paesi europei per capire quali casi di riuso riutilizzare. Abbiamo usato pure la EU Dataton, che se non conoscete è una competizione annuale che organizza il Publication Office, dove diverse startup, applicazioni, compagnie competono per fornire un servizio alla popolazione europea in base a diverse categorie di challenge, diciamo. Usando dei dati aperti presenti nella nostra piattaforma e quindi abbiamo un repository molto molto ampio di tutti questi partecipanti che hanno usato i nostri dati per fornire servizi alla popolazione europea. E poi abbiamo anche come terza opzione il data.europa.eu The Use Case Repository, quindi è letteralmente una lista di casi che ci è stato segnalato, con cui abbiamo avuto rapporti in passato, con cui abbiamo un sacco di informazioni, contatti e quindi abbiamo usato questa fonte per ottenere più contatti per l'osservatorio. Come abbiamo selezionato questi casi di riuso? Ovviamente ne avevamo a disposizione molti più di 30, quindi abbiamo utilizzato diversi criteri. Il primo criterio è stato il tipo di caso, quindi era un'applicazione, una piattaforma, un sito web, per rappresentare i casi di riuso in modo più equilibrato. Secondo è stato avere un obiettivo di equilibrio europeo, quindi non volevamo avere solamente i casi di riuso italiani o tedeschi o francesi, anche se i più numerosi, volevamo rappresentare l'Unione Europea abbastanza in modo equo. Terzo, criterio molto importante è stato dividere questi casi di riuso in quattro categorie, economico, governativo, sociale e ambientale, indipendentemente dal loro impatto nella società. Poi dei
dei criteri extra che volevamo raggiungere erano se sono stati dei casi di riuso premiati, che sono stati dei casi di riuso che mettevano dei certi valori davanti, come l'impiego di donne o da paesi dove non c'è un'altra occupazione giovanile. E poi, come ultimo criterio addizionale, se erano in linea con le priorità della Commissione europea. Come è stato contattare tutti questi casi di riuso? È stato un lavoro molto duro che è durato tutta l'estate fino a fine settembre, dove abbiamo avuto più di 100 contatti, 100 interviste con questi casi, per capire anche la loro disponibilità a partecipare a questo progetto che durerà fino al 2025. Quindi ci sarà bisogno di una cooperazione continua ogni anno, ogni 6 mesi, per poi analizzare bene tutto quello che verrà. Abbiamo intervistato questi 30 casi di riuso finali per poi creare il nostro osservatorio. Però qual è stata la situazione attuale? Quello che vi ho presentato adesso era la nostra metodologia. Ovviamente parlando con così tanti casi di riuso e con una metodologia molto astratta, c'è stato un impatto contro la situazione reale, che era questa qua. Abbiamo avuto un buon mix di stati membri, meno dell'EFTA, quindi Norvegia, Inghilterra non sono stati troppo partecipanti, e anche per l'equilibrio dei diversi il diverso impatto non è stato perfetto, perché c'erano molte più attività a livello sociale e un pochino meno a livello economico. I criteri aggiuntivi sono stati utilizzati per almeno 25 casi, quindi è stato un ottimo risultato per noi. Qual è la tempistica dell'osservatorio? È a ottobre 2022, abbiamo pubblicato il primo report, che potete trovare in chat. Nel 2024, il primo quarter dell'anno, uscirà il secondo report, e nel 2025 il terzo e ultimo report, che sintetizzerebbe tutto il periodo di osservazione di questi casi di uso. Per ogni report usciranno dei webinar dedicati nella nostra piattaforma di data.europa.eu. Il webinar dedicato del primo report è già stato registrato e potete trovarlo facilmente nel nostro sito web. Andando più nello specifico, possiamo vedere il report, che è sempre allegato nella chat. Abbiamo utilizzato ovviamente metodi di visualizzazione dei dati per renderlo più user friendly possibile, dividendo ovviamente i casi di riuso in governmental, social, economic and environment, e abbiamo dedicato 2 pagine minimo per ogni caso di riuso. Ogni caso di riuso è analizzato utilizzando 4 paragrafi. Il primo paragrafo è il caso di riuso in breve, quindi potete vedere nella slide, il quadrato blu è il caso specifico, le informazioni base per capire che cosa fa questo caso, e poi diverse domande che sono state utilizzate durante le interviste con questi casi di riuso, dove si spiegano i servizi offerti, i dati aperti utilizzati e l'impatto attuale, quindi la parte più importante. Farò molto in breve questi 4 casi, perché voglio anche dare la possibilità al mio collega di finire il suo intervento. Questi sono 4 casi molto interessanti che abbiamo analizzato in un webinar passato, però che vorrei riproporvi qua anche per capire un pochino quali sono le attività che abbiamo preso come esempi. Open Polis è una fondazione italiana che utilizza dati aperti della pubblica amministrazione del governo italiano per creare 4 servizi, l'Open Parlamento, Centri d'Italia, Open Bilanci e Open PNRR. Quindi raccolgono tutti questi dati per poi renderli disponibili in un modo molto più semplice alla popolazione, ma anche utilizzando articoli di giornalismo per renderli più interessanti. Quindi esattamente quello che diceva il mio collega prima, rendere i dati più interessanti per il pubblico. Un'altra attività molto interessante era Open Food Facts, che è un grande database di dati aperti dove collezionano le informazioni sui prodotti alimentari di diversi paesi
principalmente in Francia, che adesso hanno oltre 2,5 milioni di prodotti mondiali nel loro database. Integrate è un'applicazione, una piattaforma tedesca che lavora con i comuni tedeschi per fornire informazioni ai migranti, ai rifugiati, in modo molto semplice e in tutte le lingue che possono pensare. Quindi era un modo per aumentare l'integrazione dei migranti e dei rifugiati nei comuni tedeschi. Al momento sono presenti in 90 comuni e stanno crescendo in modo molto veloce, quindi siamo molto curiosi di vedere come andrà a finire nel 2024-2025. Ultimo caso di riuso molto interessante era Local Focus, che è un'organizzazione che durante il Covid ha avuto un boom incredibile, perché loro selezionano dei dataset interessanti, aperti, anche dalla nostra piattaforma, creano delle visualizzazioni di questi dati e poi li rendono disponibili per i giornali, per essere riutilizzati da qualsiasi ente pubblico. Molto spesso vengono riutilizzati dai giornali locali, adesso in Olanda principalmente, e hanno oltre 100 milioni di visualizzazioni, quindi hanno un impatto abbastanza grande facendo solamente utilizzo di dati aperti. Quali sono stati questi punti chiave dell'osservatorio? Sono stati che non è così facile misurare l'impatto come ben sappiamo tutti noi che lavoriamo con i dati aperti. Molto spesso questi casi di riuso non possono misurare con precisione i guadagni, perché sono delle startup o stanno crescendo e non vogliono ovviamente condividere tutte le loro informazioni, perché essendo startup e piccole e medie imprese hanno paura anche loro della competizione. E un fattore molto importante è che la traiettoria dell'impatto loro, di tutti questi riusi, dipende moltissimo dalle loro risorse finanziarie e al loro accesso a questi dati aperti. Quindi quello che possiamo fare dalla nostra parte, quindi da come data.europa.eu e come è anche dalla parte nazionale di ogni Stato membro, è rendere questi dati aperti il più accessibili possibili con la licenza giusta, così che possano essere riutilizzati per creare delle imprese che poi creano a loro volta impatto. Quindi spero di essere stato chiaro, grazie mille e leggerò le domande appena qualsiasi domanda sia posta. Grazie mille. Grazie Giuseppe, sì, chiarissimo e soprattutto voglio sottolineare l'utilità del tuo intervento da due punti di vista, no? Hai evidenziato due aspetti molto importanti, credo, e cioè la misurabilità, no, dell'impatto e quindi tutto il tema della appunto del valutare quanto e come no, l'apertura dei dati impatta sull'economia, sulla società e proprio sulla conoscenza più in generale. E poi tutto il tema del riuso nella prospettiva dell'arricchimento, cioè hai citato dei casi di riutilizzo che attraverso un arricchimento dei dati che vengono prelevati sono degli elementi che poi ci danno il valore aggiunto, no, di tutta questa iniziativa e di questo movimento legato all'apertura dei dati. Ecco, sono due aspetti che sono prioritari in questa fase storica, no, proprio perché non siamo, no, in una fase iniziale, no, di questa tematica, ma perché siamo ormai a un livello di maturità piuttosto avanzato, insomma, credo, da questo punto di vista. Quindi grazie per questa tua sottolineatura. Io chiederei se Andrea ha ripristinato il suo collegamento, darei la parola a lui, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima di una piccola sessione di domande e risposte. Chiederei ad Andrea di intervenire, vediamo se la sua connessione è migliorata, proprio per farti chiudere l'intervento e darti appunto. Ok, mi sentite? Parola. Sì, ti sentiamo. Ok, allora senza azionare la webcam proverei in questo miracolo di concludere il mio intervento di oggi. Se potete mettere le slide, vorrei solo saltare all'ultima, che era rimasta in sospeso, per fare insieme a voi una considerazione, che è questa qua. Allora, abbiamo fatto un percorso insieme, anche se un po' accidentato, che ha a che fare con l'harvesting dei cataloghi e soprattutto con iniziative di ascolto del territorio. Questo ci ha portato, chiaramente con una considerazione, siamo all'inizio di un percorso, non siamo certamente
diciamo, fenomeni che sono arrivati a qualcosa, è semplicemente un inizio, una consapevolezza dell'inizio di un percorso che passa anche per l'ascolto dei territori e quindi, insomma, spero che sia un, come dire, un percorso interessante che porti anche dei risvolti economici e sociali per la nostra, il nostro territorio. L'ultima slide però ci tenevo a commentarla perché la nostra diciamo, esperienza ci ha portato a ragionare anche in questi termini, cioè l'open data in generale è un sottoinsieme, se vogliamo, di un approccio un po' più largo, un po' più complesso e che cerco di riassumere in questa maniera. Allora, innanzitutto stiamo cercando contemporaneamente di sviluppare quelli che sono i dati strategici interni, quindi all'amministrazione, per un supporto alle decisioni data driven. Ciò significa che contestualmente all'ascolto all'esterno e alla pubblicazione dei dati verso l'esterno, stiamo con le direzioni e con i servizi regionali procedendo parallelamente ad un approccio interno, cioè prendere più controllo, prendere più consapevolezza dei dati che abbiamo a disposizione, quindi averne in qualche modo dashboard per uso interni, reportistica, un qualcosa che ci consenta chiaramente di avere un supporto alle decisioni più efficace. Questo ovviamente produce anche dei dati aperti, quindi sia per l'esterno sia per l'interno, migliorandone la qualità. Ascoltare, l'abbiamo detto, e quindi individuare le necessità che vengono espresse dai territori, quindi anche però con degli incontri periodici, quindi non solo occasionalmente, ma cercare di pianificare un vero e proprio calendario di incontri per scegliere insieme quelli che sono i dataset del territorio in risposta alle esigenze che in qualche modo ci vengono segnalate. Questo porta dei problemi di tipo organizzativo, almeno qua lo dico molto apertamente in regione, non è che siamo organizzati per fare questo, nel senso che è proprio una necessità che sentiamo, ma da un punto di vista organizzativo tutto ciò va tradotto con delle azioni concrete, programmate, periodiche sul territorio di ascolto e di, se vogliamo, miglioramento continuo del dato. Quindi sono aspetti molto più organizzativi che tecnologici e uniti a quelli che dicevo all'inizio, cioè dei dati strategici per un uso interno, prospettano sostanzialmente una vera e propria data governance, è quella che forse proveremo a pubblicare come documento, quindi approvare formalmente dalla parte della giunta regionale, cioè degli assetti organizzativi anche interni che con dei referenti dati all'interno dei servizi consentano di avere un miglior controllo, un miglior presidio delle nostre fonti dati e quindi anche una migliore pubblicazione verso l'esterno. Tutto questo quindi fa parte di un percorso a medio e lungo termine, no, che è una vera e propria data strategy a livello regionale, quindi ci auspichiamo che, insomma, queste esperienze poi vengano formalmente adottate in un documento che diventerà una strategia di dati a livello nazionale, magari anche in sinergia con quella a livello nazionale che stiamo attendendo. Quindi questa era la mia ultima slide, vi lascio solo con questa frase che a me piace moltissimo e che è una constatazione che penso potrete condividere, cioè che i dataset ovviamente non possono cambiare il mondo perché è una prerogativa questa che hanno le persone. Quindi io penso che la nostra consapevolezza deve essere quella che la tecnologia è il mezzo, le persone sono e rimarranno sempre il fine, quindi è lo scopo del nostro impegno, se vogliamo, del nostro percorso insieme. E grazie, scusate per i problemi di audio, spero che questa volta sia stato chiaro. Sì, grazie Andrea, sì, ti abbiamo sentito forte e chiaro, no, hai sottolineato opportunamente questo aspetto dell'ascolto del territorio ed è proprio il percorso, no, che abbiamo pensato e ipotizzato per il futuro, fornendo lato amministrazioni centrali, no, lato dati Covid, il quadro, no, di riferimento complessivo, però andando inevitabilmente ad impattare sulle esigenze di ogni singolo territorio. Quindi hai richiamato opportunamente, no, questo tema dell'ascolto del territorio, proprio perché appunto vi sono regioni, territori, amministrazioni con esigenze diverse e che quindi, come dire, è giusto far emergere, no, la domanda che arriva localmente sulla tipologia dei dati da esporre, da rendere aperti e pubblici. Ecco, quindi questo è un aspetto che noi riteniamo importante nel quadro di un riferimento europeo e nazionale definito. Ecco,
Siamo arrivati ormai ad una fase in cui questo quadro è piuttosto, come dire, completo e definito, quindi il percorso mi sembra particolarmente utile e interessante anche il vostro. Chiederei allora a questo punto ai relatori di aprire le loro webcam, vediamo se abbiamo qualche domanda, ce le siamo appuntate. Dunque, per Antonio Rotundo, Edoardo Igini ha chiesto: in futuro nell'amministrazione della giustizia la decisione robotica giudiziale sarà accessibile a tutti gli utenti dei metadati? Non so chi vuole rispondere, se te Antonio oppure vuoi rispondere tu Francesco. Sì, diciamo che se i dati rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Open Data, quindi del decreto di recepimento e quindi delle linee guida, è chiaro che devono essere eseguiti tutti quei requisiti che abbiamo sinteticamente illustrato all'inizio, per cui metadati sicuramente sì. Poi è chiaro che se sono dati aperti, devono seguire le caratteristiche dei dati aperti, quindi formato aperto, leggibile tecnicamente, gratuito, con al massimo dei costi marginali, a meno di alcune eccezioni che sono comunque definite dalla normativa. Nelle linee guida, proprio nei primi paragrafi, vengono dettagliati, credo abbastanza puntualmente, i casi dei documenti e dei dati che sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sugli open data. Quindi, Ok, una domanda per Andrea Castellani, in cui Fabrizio Tomasi chiede, buongiorno, Andrea Castellani citava un array di dataset da esporre richiesti a livello UE. Come trovarlo? Esiste un array di dataset che un comune deve obbligatoriamente esporre al di là del fatto che bisogna esporre ciò che si possiede? Nel caso positivo, dove? Sarebbe utile anche per capire se sia almeno in regola o per dare priorità a determinati dataset. sì, è un po' il lavoro che stiamo cercando di svolgere nel territorio. Ci sono indicazioni da parte anche dell'Europa sulla direttiva 1024, la famosa direttiva Open Data, che individuano quelle che sono le categorie di maggior diciamo, interesse, quelle che sono ritenute di alto valore. Alto valore si intende anche alto valore economico e sociale, quindi sono veramente quelle le priorità a cui puntare. Nel dettaglio arriveremo con ulteriori probabilmente documenti che recepiranno meglio queste direttive e quindi andranno più nel merito, nel dettaglio specifico, che forse è questo che mi viene richiesto. Ciò non toglie che grazie forse anche alla community dei referenti Open Data e quindi ai contatti a livello nazionale anche con Agid, possiamo in termini di regioni trovare dei dataset in maniera uniforme, quindi uniforme sia come tematica sia anche come formati da pubblicare, per aggredire proprio quelle che sono le priorità maggiori, quindi individuare in quell'ambito di categorie quali dataset pubblicare. Io vedo che questa problematica open data sia più a livello alto rispetto forse al solo livello, a livello comunale, quindi ogni regione forse insieme anche a livello nazionale è chiamata a, non dico coordinare, ma quantomeno a amplificare gli sforzi che le singole amministrazioni, quindi i comuni, possono fare cercando di rendere omogenea e coerente un po' non a macchie di leopardo, ma in maniera un pochino più diffusa l'impegno di pubblicazione. Se posso, Grazie Ugo, Andrea. integrerei un Vai, vai attimo. Antonio. Sì, sui dati di elevato valore, lo diceva Andrea, sono quei dati che hanno un potenziale economico e sociale rilevante, tanto che la direttiva li ha identificati proprio per questo. Nella direttiva, come certamente saprete, sono individuate solo le categorie a cui fanno riferimento questi dati di elevato valore, che sono sei categorie: dei dati geospaziali, ai dati statistici, ai dati sulle imprese, ai dati meteorologici e così via, dati sui trasporti e così via. Questi dati di elevato valore, però, come diceva Andrea, non devono essere individuati a livello comunale, ma devono essere individuati
a livello più alto, tant'è vero che la direttiva stessa dice che questi dati vengono individuati non tanto dal singolo Stato membro, ma dalla Commissione europea. E siamo in attesa, credo che sia imminente, proprio l'adozione di un regolamento della Commissione europea che individua per ciascuna categoria indicata nella direttiva open data quali sono questi dati di elevato valore. Questi dati di elevato valore implicano praticamente, cioè sui dati di elevato valore, su questi dati di elevato valore ovviamente devono essere applicate le stesse modelli dati, le stesse regole per i metadati, le stesse regole sulla licenza e così via, in modo da uniformare in tutti gli stati membri le regole su queste tipologie di dati. Nelle linee guida abbiamo proprio indicato, proprio richiedendo alle amministrazioni di individuare un percorso di apertura, abbiamo indicato alcuni criteri di priorità da utilizzare per aprire dati, perché è chiaro che, come si diceva, non è che la pubblica amministrazione, anche per limiti tecnici e finanziari, teoricamente in alcuni casi si hanno difficoltà ad aprire tutti i dati disponibili, e poi ovviamente vale la pena aprire quelli che effettivamente poi hanno una ricaduta e una creazione di valore. Tra questi criteri di priorità che abbiamo indicato nelle linee guida, uno è quello di fare riferimento a questi dati di elevato valore, proprio per i motivi che si diceva, che sono indicati nella direttiva stessa, e l'altro è quello che dicevo all'inizio, cioè ascoltare il territorio, come ovviamente ci ha sottolineato più volte Andrea, cioè di soddisfare le richieste di riutilizzo che vengono dall'esterno, proprio perché è chiaro che l'apertura di quei dati non è stata vana, nel senso che sicuramente, essendo richieste dall'esterno, sono sicuramente riutilizzate e quindi possono avere un impatto, diciamo, anche sull'economia, sulla società, come ci siamo detti. Antonio, abbiamo poi una domanda, la domanda, diciamo, bomba, la potrei definire così, passatemi il termine. Lorenzo Antonietti chiede: qual è la differenza tra i vari portali, Dati Govit, Schema Govit e la PDND? Qui mi permetto di anticiparti, ci vorrebbe un webinar intero per rispondere a questa domanda, naturalmente, quindi se vuoi... No, diciamo che così al volo, insomma. Più o meno facile, diciamo. Abbiamo fatto già un webinar, se andate a vedere nel primo ciclo, se non ricordo male, il primo webinar c'era anche un intervento sulla PDND che aveva tenuto poi il collega del Dipartimento per la trasformazione digitale, e c'era stato poi, se non ricordo male, il secondo, il terzo webinar, una presentazione sulle API, che sono poi l'oggetto, diciamo, della PDND. Cioè, qual è la differenza? Allora, dati.gov.it è il catalogo dei metadati, quindi nel catalogo nazionale dati.gov.it si trovano tutti i metadati, o si dovrebbero trovare, perché non tutte le pubbliche amministrazioni ancora documentano i propri dati nel catalogo, quindi si trovano i metadati relativi ai dati. In questi metadati c'è poi il punto di accesso e di scaricamento del dato stesso, che può essere anche eventualmente un API. Quindi non è un catalogo in cui si trovano i dati, perché poi quest'URL, quindi gli endpoint indicati nei metadati, rimandano sempre ai sistemi e alle infrastrutture delle singole amministrazioni. Quindi nel catalogo dati.gov.it ci sono metadati. Quindi io utente accedo a quel catalogo per conoscere quali dati sono disponibili presso la pubblica amministrazione. La PDND, quindi Piattaforma Nazionale e Digitale Nazionale Dati, è praticamente la piattaforma che consente l'interoperabilità tra amministrazioni, quindi l'amministrazione che rende disponibile un dato, che può essere in quel caso anche non aperto, perché nella PDND ci sono sia dati aperti che dati non aperti, vengono esposte, diciamo, e vengono registrate le API rese disponibili dalle amministrazioni che sono titolari dei dati. Le altre pubbliche amministrazioni o gli altri soggetti che sono fruitori, ovviamente se sono dati chiusi, il titolare del dato indica anche quali sono le amministrazioni che devono fruire
che possano fruire di quei dati. Se sono aperti, ovviamente sono aperti a tutti e quindi possono accedere all'API, diciamo, per utilizzare quei dati. Quindi l'APDND è una piattaforma basata su un catalogo API e l'URL di queste API, quindi l'endpoint di queste API, è documentato nei metadati del catalogo dati.gov.it. Il portale schema, che è il catalogo della semantica dei dati, in realtà pubblica le ontologie, i vocabolari controllati e gli schemi che servono per produrre dati che siano interoperabili. Se due amministrazioni producono lo stesso tipo di dati, lo stesso dataset, chiaramente seguendo quegli schemi, quelle ontologie che sono definiti in quel repository, chiaramente produrranno il dato che avrà la stessa sintassi e la stessa semantica, e quindi un utente che deve integrare due o più dati basati su queste regole chiaramente lo potrà fare più facilmente perché sono interoperabili. Quindi sono tre strumenti che non sono sovrapposti, quindi uno sui metadati, uno sulle ontologie, schemi, vocabolari controllati e l'altro sul catalogo API, quindi l'accesso e l'interoperabilità dei dati veri e propri, e che sono comunque complementari, perché il flusso, diciamo, logico, corretto sarebbe: io documento i miei dati in dati.gov.it, quindi include i metadati in quel portale include i metadati, includono anche gli endpoint delle API che rendono disponibili quel dataset, API che vengono descritte nel catalogo API della PDND e che possono essere fruite attraverso quella piattaforma. Questi dati sono poi basati sugli schemi e sulle ontologie presenti in schema.gov.it. Spero sia chiaro. Grazie Antonio, ma sicuramente poi comunque torneremo su questi aspetti, perché diciamo che sappiamo che adesso in questo per le amministrazioni in questo ciclo stiamo facendo alcuni approfondimenti, poi dal punto di vista più operativo, proprio in questi dettagli più operativi, abbiamo già in mente di organizzare altri cicli di webinar col nuovo anno, quando le linee guida saranno effettivamente adottate. Esatto, sì, sicuramente torneremo su questo. Allora, il nostro tempo è terminato. Io ringrazio tutti i relatori per i vostri interventi. Do appuntamento alla settimana prossima per il secondo webinar del ciclo, il 6 dicembre, per chi vorrà e potrà parteciparvi. Ricordo a tutti che appena riusciamo disponibili le slide e il video saranno caricati nella pagina eventi PA del webinar, dove vi siete registrati, avete consultato il programma eccetera, e vi do appuntamento quindi alla prossima settimana, ringraziando tutti i partecipanti e i relatori a questo webinar. Grazie a tutti, grazie per gli interventi, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie.